Avrei voluto girare questa intera recensione qui a New York. Purtroppo il meteo non è stato clemente, ma qualcosa sono riuscito a girare e tra poco lo vedrete. Questo video è dedicato a DJI Osmo Mobile 6, lo stabilizzatore per smartphone di DJI. Andremo a vedere anche un piccolo confronto con Flow, perché alcuni lati positivi rispetto a Flow ci sono e vedremo quali, insieme alle 5 caratteristiche chiave di DJI Osmo Mobile 6. Buona visione! Prima di lasciarvi alle immagini realizzate con Osmo Mobile 6, andiamo a vedere insieme le 5 caratteristiche chiave di questo prodotto e andrò poi a rispondere anche a una domanda, a quella che ricevo più spesso, proprio su prodotti come questo. La prima feature chiave è il design folding, così chiamato, pieghevole, che permette un trasporto agevole e una messa in funzione rapida. Mantenendo la clip magnetica attaccata al proprio smartphone sarà sufficiente dispiegare OM6 e attaccare lo smartphone per iniziare a girare. Poi abbiamo l'extension rod, che è una prolunga integrata all'interno dell'impugnatura, che offre due particolari vantaggi: attutire meglio i movimenti e offrire una maggiore comodità di utilizzo per le riprese con angolature basse. La stabilizzazione vede un algoritmo di recente generazione che permette ai tre motori di colloquiare al meglio e di attutire i movimenti involontari. Inoltre, flettendo leggermente le gambe, si va a abbassare il baricentro del proprio corpo e di conseguenza, mantenendo il busto eretto e le braccia vicine al corpo, si riesce a realizzare delle riprese ancora più stabili. E in merito a questo e alla camminata migliore per lo stabilizzatore, troverete un link in descrizione a un video dedicato. DJI OM6 è dotato di funzioni intelligenti come l'Active Track, con il quale saremo facilitati nel riprendere un soggetto, perché una volta selezionato lo stabilizzatore lo manterrà inquadrato per noi. Questo grazie alla tecnologia di inseguimento automatico di DJI. La funzione Active Track funziona particolarmente bene quando i soggetti sono ben riconoscibili e hanno bordi e colori diversi rispetto allo sfondo. L'ultima key feature sono le modalità di stabilizzazione, che sono disponibili direttamente dall'impugnatura e modificabili tramite il tasto M. Perché sono così importanti? Perché se correttamente scelte permettono di eseguire riprese con ancor più facilità e ci sono di enorme aiuto. Per esempio, per andare a riprendere l'orizzonte e al contempo avere l'inclinazione bloccata, tilt lock. Per invece effettuare una ripresa dall'alto verso il basso sfruttando il semplice movimento del nostro polso, follow. Qualora invece si volessero avere tutti gli assi sbloccati, FPV. E per invece andare a effettuare una rotazione, spin shot. E qualora invece volessimo bloccare la direzione del nostro smartphone, semplicemente premiamo il grilletto davanti e il gioco è fatto. Se questo video vi sta piacendo, lasciate un mi piace per supportarlo. Come abbiamo visto, uno stabilizzatore come questo non è un semplice supporto per creare video, bensì uno strumento creativo. Chi ama le foto panoramiche potrà realizzarle con un solo click, senza muoversi. Lo stabilizzatore in automatico realizzerà le foto con le varie inquadrature necessarie al fine di comporre la foto panoramica. Oltre a questo, il grande plus di OM6 è di rendere più confortevole la creazione di foto e video. Il joystick ed il tasto dedicato per lo scatto ci permettono di inquadrare e immortalare con un solo dito. Qualora foste interessati ad acquistare lo stabilizzatore, in descrizione troverete il link per farlo e al contempo sostenere il canale. All'inizio del video parlavo di lati positivi rispetto a Flow. Ne ho identificati in particolare due. Il primo è l'impugnatura, che risulta essere più estesa, più confortevole, e l'altro è il treppiedi, che anche se meno compatto è più robusto e più esteso di quello presente all'interno dell'impugnatura di Flow, e inoltre incluso nel pack base e non richiede un bundle particolare. A fine video vi racconterò poi come andare a vedere tutte le differenze con il diretto competitor di DJI. Ora torniamo a parlare di DJI MIMO, che è l'applicazione che permette di sfruttare al meglio Osmo Mobile 6 e quindi di come accedere a questa centrale creativa. Le limitazioni con Android variano da smartphone a smartphone, non c'è purtroppo una linea guida delle limitazioni dell'app Android, perché su molti smartphone Android Osmo Mobile 6 funziona come abbiamo visto nel tutorial dedicato sul canale per iPhone. Alcuni smartphone non hanno determinate risoluzioni
fotogrammi o determinati fotogrammi al secondo. Ma il grande plus di Osmo Mobile 6 è che permette l'utilizzo dello stabilizzatore anche con l'applicazione nativa, quindi non siamo obbligati a utilizzare MIMO, possiamo utilizzare anche l'app fotocamera. Con MIMO avremo però l'accesso all'active track, ai panorami, alle funzioni intelligenti, i tutorial in tempo reale e a tutto quello che poi abbiamo visto nel video che troverete anch'esso in descrizione, dedicato al tutorial proprio su Osmo Mobile 6. Una cosa che ho sperimentato a New York e che mi ha molto sorpreso di questo stabilizzatore è che è in grado di rimuovere le persone nelle panoramiche che non sono presenti in tutti gli scatti. Dal mio punto di vista il risultato ottenuto è notevole, considerato l'elevato passaggio di persone che vi sono, soprattutto in alcune strade, come raccontato nei vlog girati a New York. È arrivato il momento di lasciarvi alle riprese realizzate con questo setup a New York durante le poche ore di non pioggia disponibili. Una delle domande che più spesso ricevo è: perché acquistare uno stabilizzatore? Bene, in questo video credo si possa avere la risposta completa alla domanda, perché alla fine questo strumento non è un semplice prodotto che stabilizza i video, bensì un supporto creativo che non solo stabilizza i video ma anche sblocca le opportunità creative del nostro smartphone. Per chi volesse approfondire il confronto con Flow, l'alter ego di DJI OM6 realizzato da Insta360, in descrizione vi lascio la recensione dedicata insieme al link per accedere alla mia masterclass di montaggio video. Qualora voleste saperne di più su Final Cut Pro, ho realizzato una classe virtuale disponibile on demand con 4 ore di video lezioni su Final Cut Pro. È suddivisa in sezioni e in ciascuna di queste andiamo a affrontare argomenti diversi per livelli di esperienza differenti. Vi aspetto anche lì sopra. E ora, buona visione e grazie di essere rimasti fino a qui.